E appunto ora si registra. Credo che c'è bisogno di spostarsi, ma loro proprio c'è perfetto. Siamo tra pakistanesi, indiani, argentini, senegalesi, cioè. E qual è la dimensione del viaggio nella conoscenza con l'altro, secondo voi? Questa è un po' la Marzullo, È vero, è vero. Io mi sono perso. No, vabbè, c'è un grado di piacere estetico, al di là del contenuto, di piacere di una musica che senti dentro, che è fatta di appunto di popoli che hanno viaggiato e quindi è contaminatissima. Poi ce la suggerite una canzone per ognuno di voi che rappresenta per voi il Mediterraneo? Il Mediterraneo. Guarda, noi nel Mediterraneo cioè, ci viviamo, ci facciamo il bagno e prendiamo la musica che arriva alle orecchie, ma non sicuramente dalla tradizione popolare della nostra terra, che di cui ne facciamo a meno, almeno fino a questo punto. Poi per il resto le nostre culture di origine musicali sono veramente variegate. Sì, variegate. Dalla musica contemporanea al reggae muffin, alla musica classica, a me piace anche uno. Massimo rispetto. La sigla di apertura di Mediterranea è dei Dissidenti, Fata Morgana, la conoscerete sicuramente. Quali sono invece i vostri programmi, non dico per il futuro, mi direste andare a suonare al più presto invece di dire minchiate. No, ma registrare, andare in giro, leggere libri, cosa pensate che per il momento sentite di dover fare come matrimia e come individui? Ma come matrimia possiamo parlare, come individui, poi ognuno di noi credo che amministra anche il suo tempo in modo personale, al di là degli impegni del gruppo. Sicuramente le prime due cose intendiamo fare, cioè sia registrare che continuare a suonare. Io leggo sempre, non ho mai smesso. Fare un video. In questo momento sto leggendo un libro di Amitav Ghosh, che è Linee d'ombra. Quindi rimaniamo nel Mediterraneo. Sì, noi andiamo all'India, andiamo all'Inghilterra e quindi insomma ci sono sì, sì, sì. Cioè, tante tutto il tratto culturale medio orientale che ha legato diciamo India con la sempre, Gran Bretagna. Sempre incontri di culture qualche modo. E di altri. Sì. Ho fatto un viaggio ormai, un computer su internet, i link su un video e ti spunta uno pazzo in Cina che suona una musica non che ha studiato, quindi questi confini non ci sono più. Secondo me noi interpretiamo questa nuova era, musica non è più, diciamo, alla fine vent'anni fa si conosceva la musica inglese, un po' di musica americana e poi la musica nazionale. Oggi invece questo non c'è più. E qualcuno la chiama Glocal, qualcuno la chiama 2.0, insomma non è altro, diciamo, che è più strano che invece ora un ragazzo invece di conoscere, non dico Nirvana, conosce più un gruppo che gli piace, che non ha magari una risonanza ufficiale, però ha un interesse comunque globale. E tu chi ascolti? Io appunto musica spesso non ufficiale, ufficiosa, ecco, non etichettata da etichette della major. Mi piace fare i miei giri su internet e guardare musica che nasce anche spontaneamente, che non per forza viene prodotta o comunque distribuita. Anche quella è buona, non dico, però mi piace più indies. Sì, ma anche senza dire appunto indies, ormai la cosa bella è che ognuno può registrare il suono che sente e che produce dal suo strumento e con la sua voce, e senza bisogno appunto di fare un capolavoro, ma decidere che appunto siano gli altri a farne un capolavoro. La musica non deve essere necessariamente un capolavoro, no, ma solamente esatto. espressività. E di se stesso. Comunicare tanto anche se. Sì, poi spesso ci chiedono, che una delle domande forse ce l'avete anche fatto, perché questa musica, e la risposta è quella che diceva lui, cioè non c'è un perché siamo arrivati a questo punto di
gruppo siciliano che fa musica dell'est o che attinge dai Balcani, proprio perché le persone adesso si muovono alla velocità di un click o alla velocità di un aereo, e quindi quella differenza che prima si sentiva maggiormente oggi non c'è più. A proposito di muoversi, noi siamo a San Giuseppe il 18 agosto, prossime vostre date? Le prossime date? Allora, il 26 abbiamo un bel matrimonio. scherzo. E perché? No, il 27 partiamo per Ferrara, al Festival Buskers, che è il più famoso, che è stato 25 anni, avremo il piacere di suonare lì. E poi in domenica ci spostiamo all'Adriatico Mediterraneo, che è un festival klezmer più famoso che c'è in Italia, credo. Ancora. Per suonare solamente noi, sarà anche bellissimo. Allora poi ci darete qualche chicca di questi concerti da dare su Radio 100 Passi, su Mediterranea. Quando è che ci venite a trovare? Vi strappiamo una promessa: il primo giovedì libero che avete a settembre ci venite a trovare in radio. Ma dov'è? No, in via Belgio a Palermo. Ah, che casa mia. E ci verrai a parlare del sesso estremo. Allora abbiamo incantato lo sex shop. Comunque il giovedì 1 veniamo. Giovedì 1 no, noi siamo in trasmissione dall'8, credo. Allora, è più facile dall'8. Allora vi aspettiamo. Radio 100 Passi, Mediterranea, Floriana Coppoletta, Natale Giordano, i Matrimonia. Grazie. Ciao.